Buongiorno, sono Mauro Comin e vorrei svolgere con voi oggi alcune riflessioni in ordine alla possibile applicazione retroattiva del nuovo redditometro disciplinato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2012. Applicazione retroattiva alla quale l'amministrazione finanziaria si oppone, così come chiarito con la circolare numero 1E del febbraio 2013, nella quale l'amministrazione appunto ricordava che le modifiche recate all'articolo 38, commi 4 e seguenti del DPR 600 hanno effetto per gli accertamenti relativi agli anni dal 2009 in poi. Questa posizione non mi sembra condivisibile e convincente se si considera le informazioni che otteniamo dalle sentenze della Corte di Cassazione in ordine, ad esempio, alla possibile applicazione dello studio di settore più evoluto e più in genere di ogni possibile ricostruzione di matrice matematico-statistica, in quanto, dice la Corte di Cassazione, lo strumento più evoluto si rende più affidabile e più preciso rispetto allo strumento meno evoluto e più antico. Questo lo troviamo ribadito, ad esempio, con la sentenza dell'11 dicembre 2012, la numero 22.599. Lo stesso principio, in applicazione della precedente riforma dell'accertamento sintetico del redditometro, disposta con la legge 413 del 1991, era stato peraltro affermato dalla stessa amministrazione finanziaria, con l'avallo e col sostegno della Corte di Cassazione, che identicamente a quanto sentenziato recentemente in materia di studi di settore, aveva già allora stabilito che si poteva procedere all'applicazione retroattiva anche del redditometro sulla base di identiche considerazioni attinenti alla maggior grado di attualità e di verosimiglianza di cui l'evoluzione dello strumento statistico è portatore rispetto allo strumento precedente che appunto si presenta più obsoleto. A questo riguardo vi richiamo la sentenza 20 giugno 2001, la numero 8372 della Corte di Cassazione, che sentenziando in ordine a rapporti relativi agli anni 1986-1987 pacificamente risolveva questioni di retroattività rendendo applicabili le tabelle del redditometro introdotte col decreto ministeriale del 10 settembre 1992, quindi implicitamente e anzi espressamente riconoscendo una possibilità di loro applicazione retroattiva. Vi invito quindi a considerare attentamente questi principi nell'eventuale contraddittorio in essere in sede amministrativa o contenziosa per l'annualità fino al 2008 compreso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro.